Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buon martedì. Oggi è martedì 8 ottobre, sembra un po' uno scioglilingua a dirlo così. Ci stiamo avvicinando ad Halloween, oppure allo Sowin, come si dice oggi riprendendo la dizione gaelica. Sowin è una festa che è stata inserita nel ciclo della ruota dell'anno, nella ricostruzione che è stata fatta negli anni 60 e 70 della ruota dell'anno, appunto basandosi su fonti storiche o su fonti tradizionali, soprattutto gaeliche, celtiche, e appunto è una festa nella quale il confine tra i mondi si rende più labile, è più facile comunicare con quelle che sono le energie degli antenati. Appunto su questo tema verte questo interattivo che nasce da una chiacchierata che ho fatto con un utente che mi ha detto sarebbe interessante un interattivo su quello che può essere il messaggio che mi mandano i miei antenati. Ok, accetto la sfida, bellissimo direi, e anche in tema con quello che è questo mese. Quindi andiamo a preparare le nostre tre varianti per vedere qual è il messaggio che i tuoi antenati ti vogliono dare. Qual è il messaggio che i tuoi antenati ti vogliono dare? Variante numero 1, variante numero 2, variante numero 3. Andiamo a mettere anche gli oracoli. Qual è il messaggio che i tuoi antenati ti vogliono dare? Un oracolo molto bello per quanto riguarda la comunicazione con gli antenati è quello degli spiriti della natura, che è questo. Quindi andiamo a chiedere qual è il messaggio che i tuoi antenati ti vogliono dare. E infine andiamo a mettere l'oracolo delle carte della strega. Qual è il messaggio che i tuoi antenati ti vogliono dare? Andiamo ad identificare le varianti. Occhio di falco per la prima, gemma della pace per la seconda, pietra sangue di drago per la terza. Ti do qualche secondo, intanto ti ricordo che da novembre 2024 torna il corso sui sigilli magici, un corso di fatto di magia operativa, magia dei sigilli, che è una magia antica molto importante, ma che oltre a darti le tecniche tradizionali di creazione e attivazione di sigilli, ti dà anche il mio metodo personale basato su fonti arabe del IX secolo. È un corso che ha riscosso molto successo nelle due precedenti edizioni, quindi viene riproposto con un numero di lezioni leggermente più ampio e con dei contenuti leggermente incrementati, più ampi anche quelli. Inoltre, da gennaio 2025 torna la nuova edizione del corso di cartomanzia e divinazione, un corso che si sta tenendo in questi giorni e che mi sta dando anche molte soddisfazioni con una classe molto motivata e motivante. Anche in questo caso, oltre a conoscere il senso di tutti e 78 gli arcani, quindi i maggiori e i minori, ci sono anche le spiegazioni delle stese, la pratica con la classe e praticamente il contatto quasi quotidiano con me attraverso la chat, questo anche per il corso sui sigilli.
Se sei interessato o interessata a saperne di più, puoi consultare il mio sito web www.marcomarzotti.com oppure inviarmi un messaggio scritto o vocale, no chiamate per favore, su WhatsApp al numero 388-5776-772. Penso che tu abbia fatto la tua scelta, io parto dalla variante dell'occhio di falco. Qual è il messaggio che i tuoi antenati vogliono darti? La stella, il cardo, il sambuco e il manico di scopa. Ogni volta che perdiamo qualcosa, l'universo ce lo restituirà, sotto forma diversa, in un modo completamente diverso o anche attraverso quelle che sono sensazioni completamente differenti, ma comunque sarà costruttivo per noi. Ogni volta che hai una separazione, non devi guardare alla separazione che hai avuto, ma devi guardare all'unione che verrà. E questo non tanto solo con le persone o con la stella, anche con gli animali o con l'ambiente, ma anche nelle cose. Ogni volta che devi rilasciare un qualcosa, ricordati che c'è un'energia potente, questo ti dice la carta del cardo, che nobilita ognuna delle tue azioni. Ma perché tu possa ambire ad avere questa profonda interazione col tutto, ci sono situazioni da sacrificare, da lasciare, oppure magari è l'universo che ti chiede il tributo, il sacrificio, per poter andare avanti, per poter rinnovare la tua vita, per poter crescere ed evolvere. La carta del manico di scopa è una carta che ti dice che sono in arrivo bei giorni, giorni felici per te, e che il tuo potere creativo e, la carta dice, anche la tua sessualità probabilmente saranno coinvolti e sconvolti in positivo, ovviamente, da quello che è il divenire. Ma tu devi saper rilasciare ciò che in questo momento ti sta ferendo, ti sta bloccando, non ti permette di far vedere a tutti quanto il tuo rango sia grande, sia nobile. La carta del cardo incide molto su questo e ti dice: guarda che in realtà il cuore nobile non lo fanno le situazioni, non lo fa il posto di lavoro, non lo fa la ditta che va bene, non lo fa il matrimonio che va alla grande. Il cuore nobile è tuo, ce lo hai perché te lo abbiamo dato, i tuoi antenati ti stanno dicendo, ce lo hai perché hai un insieme di valori, un insieme di conoscenze anche che ti abbiamo tramandato e che fanno di te una persona nobile, in grado di sapere quando è il momento di fare un passo per il tuo bene, ma sacrificando anche un qualcosa che magari è limitante per te, è diventato un fardello. La carta della stella parla della nudità, nudità intellettuale o nudità fisica, e quindi qua di nuovo torna a riferirsi a quella che è la sessualità, ma torna anche a riferirsi a quello che è il mettere a nudo le proprie intenzioni. Poi la carta della stella la possiamo legare all'ambiente, agli animali, ai desideri, ai sogni, alla magia. C'è una scelta importante nel tuo futuro? Ed è molto vicina o la stai facendo? Ricordati di quelli che sono i valori che ti abbiamo tramandato, sappi scegliere con consapevolezza e sappi che comunque per te è in arrivo una grande stagione di rinnovamento e di fertilità. Anche fertilità non è solamente la fertilità che è propria del corpo umano, quindi quella di generale, è anche la fertilità emotiva, la fertilità creativa, la fertilità per quanto riguarda i tuoi interessi, proprio economici parlo, ma c'è un qualcosa qua che devi sacrificare e ci sono dei valori a cui devi appellarti. Non importa, ci dice la carta del cardo, se non vedi il
cuore di un'altra persona vicino a te, quindi i tuoi antenati si stanno dicendo: non importa se non ci vedi fisicamente attorno a te, ma il nostro cuore è fuso col tuo. È comunque un qualcosa che forma un unicum. Il mazzo del Rackham Tarot ci guiderà a capire di più su questa lettura che si preannuncia veramente molto, molto, molto bella. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di falco. Il 10 di bastoni. Il re di denari. Il 3 di spade. Hai aperto con la stella e chiudi con la stella. L'otto di spade, il fante di bastoni, il quattro di spade. Ok, molto 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 più chiaro ora. Un re di denari, carta di solito di valutazione, carta di accorgimenti, di economia. Si lascia spiegare da un otto di spade tutto ciò che è grande nelle intenzioni, ma è autolimitante o decisamente limitante per cause esterne nella pragmaticità, nella quotidianità. Tante idee, tanti progetti, tante suggestioni, tante comunicazioni anche che ti arrivano anche per sincronicità probabilmente, ma percepite con estrema fatica e forse la pesantezza di un qualcosa che come eredità e come valori di nuovo ci è stato lasciato appunto dagli antenati e che adesso percepiamo sì come una grande ricchezza interiore ma anche probabilmente come un fardello. E questo fardello dobbiamo rimetterlo in discussione. È ora di distaccarti dalle cose che ritieni importante sapendo che però noi ci siamo. È un messaggio molto bello. C'è un fante di bastoni, notizie, notizie importanti che irrompono nella tua vita. Possono essere notizie legate al lavoro, legate all'amore, legate ai tuoi desideri. Insomma, sono notizie che ti portano il fuoco, l'entusiasmo. Sono comunicazioni che ti rendono comunque felice, che ti rendono comunque un qualcuno che vede questa stella all'orizzonte, ma che ne ha paura. Perché ne ha paura? Perché probabilmente si discosta da questa forma mentis che è stata data dagli antenati. Hai paura di scegliere diversamente da quella che è la tua storia familiare? O hai paura di scegliere diversamente per poi tornare a quelli che sono stati i loro errori? Sono tutte sovrastrutture, ti dicono queste carte, e con loro probabilmente te lo dicono i tuoi antenati. I nostri valori erano buoni e li abbiamo tramandati, ti hanno reso nobile. Ma il nobile è anche colui che sa il valore delle sue scelte, sa amministrare e soprattutto sa amministrarsi. È il momento che tu cammini ponendoti i tuoi leciti dubbi su quella che è una storia di valori tramandati, è il momento che tu faccia pulizia delle sovrastrutture per riscoprire l'ossatura. E qual è l'ossatura? È il cuore di questi antenati che fondamentalmente è lì che fa il tifo per te. È come se ti dicesse: guarda, non importa se continui il lavoro che avrei voluto, non importa se continui la filosofia di vita che io avrei voluto, non importa se fai questo o quest'altro passo che io non avrei mai fatto. Sono tutte cazzate. Io sono accanto a te. Non tutto quello che è forma non importa. È come se qui
questa energia dovesse in un certo senso anche, mi viene da dire, riparare a qualche danno fatto nella forma. Pensiamo per esempio a cos'era la vita già quando sono nato io negli anni 70, se divorziavi, se ti licenziavano, se avevi una relazione extra, eri il demonio in persona e quindi magari nella forma eri comunque un qualcuno che veniva visto, veniva additato dalla comunità come un qualcuno di sbagliato. Oggi per fortuna non è più così, per fortuna se una storia finisce, finisce, se ti licenziano trovi un altro lavoro, speriamo perché coi tempi che corrono. Insomma, oggi c'è molta più tolleranza verso il ruolo delle persone e quindi molti valori che sono quelli che possono aver guidato le gesta dei tuoi antenati magari sono buoni, ma sono buoni per un periodo che ormai ha mutato forma per te. Noi siamo qui con te, ma non siamo qui con te, ti stanno dicendo, e questo è il nocciolo della questione. Non siamo qui con te ad approvare i tuoi progetti o a darti benedizioni ad cazzum, così. Siamo qui con te ad incrementare il tuo dubbio, ad incrementare, a fare il tifo per te mentre tu dici ok, voglio sdoganarmi da un qualcosa, voglio fare questo passo. I miei antenati non l'avrebbero mai fatto, ma io sento il bisogno di farlo. L'esempio classico, la persona estremamente religiosa e tu che magari ti interessi di esoterismo, di cartomanzia, questo è l'esempio più classico che ci sia. Accogli il tuo dubbio, accoglilo con entusiasmo, perché è quello che ti porterà non solo alla rinascita, ma ti porterà alla pace. Il 4 di spade è una carta di pace, una carta di cura. È qualcosa che tu devi rompere nella tradizione dei valori della tua famiglia perché qualcuno non l'ha fatto prima di te. È solo una questione di tempo. Qualcuno non l'ha fatto per motivi storici, culturali. Tu oggi puoi farlo. Porta il dubbio. Un po' come se tu fossi a giocare a bowling. Tira la palla e sparaglia tutti i birilli. È il momento che tu faccia pulizia delle sovrastrutture e che tu capisca che questo fondamentalmente non è soltanto incrementato e voluto dai tuoi antenati, ma che questa rottura non comporterà quella che è la rottura con loro, ma anzi forse ti aiuterà a comprenderli e viverli di più, a ritrovare quella magia sottolineata da una stella che mi esce due volte, che porta armonia, che porta pace, che porta pace non solo a livello interiore, ma anche nella tua vita in generale. Queste carte mi hanno detto tutto, andiamo a vedere per quanto riguarda invece le rune della strega, che cosa vogliono dirti. Ok, ne ho presa una, ma ne è uscita un'altra. L'Ankh è il simbolo della vita e il pentacolo. La tua vita è protetta. La tua vita è protetta, le tue scelte sono protette. E soprattutto mi viene da dire da parte di linea femminile, perché l'Ankh ha a che fare comunque col rinnovamento, la rigenerazione e la rinascita legate alla grande dea. Quindi non aver paura di inserire il dubbio in una scala di valori, la tua nobiltà non la perdi e non solo, non perdi nemmeno la connessione con la tua storia familiare, ma anzi la ritrovi. Ti ringrazio per aver visto questa prima variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Benvenuto, benvenuta, variante della Gemma della Pace, andiamo a vedere anche per te qual è il messaggio dei tuoi antenati. Imperatore, il dente di leone, lontano o ontano, devo ancora capire come si pronuncia, e Nemesi, le lezioni. Allora, bisogna ragionarci un po' qua, perché per esempio la carta del lontano o ontano che sia è comunque una carta di protezione ferrea, di proprio quattro mura che ci proteggono dalle influenze esterne, mentre la carta di Nemesi ci dice che una verità viene a galla, una possibilità anche potrebbe essere, ma è più una carta di verità, è più una carta di
diciamo, di riequilibrio in una situazione. Mentre la carta del dente di leone è una carta molto giocosa, che ti dice, guarda, è il momento di vivere in maniera giocosa la tua vita e di preoccuparti soltanto di quello che è il bello. E queste carte così diverse fra loro si legano alla carta dell'imperatore, che è una carta comunque che fa riferimento alla stabilità, alla co-creazione, si dice nei manuali dell'universo, attraverso il pensiero che diventa volontà e che diventa poi azione, ma anche a quella che è proprio la situazione della casa. Io direi che qua, un po' per quanto riguarda l'imperatore, un po' per quanto riguarda la carta del lontano, c'è il discorso della casa come argomento principale della stesa, ma c'è anche l'idea comunque di rivelazioni importanti, magari proprio sulla propria storia familiare, e anche comunque il fatto di dire, beh, comunque alla fine, in generale per te c'è comunque un bel periodo, è come se tu dovessi giocare, quello ti dice la carta, perché comunque la carta del dente di leone è una carta che porta l'idea di nuovo associata al sole, il leone associato al sole, e quindi porta l'idea anche in questo caso di avere un giusto ed equo riconoscimento dal futuro, dal divenire, e questo è anche il senso della carta di Nemesi. Quindi qui c'è un qualcosa legato alla famiglia che è riportato a livello di chiarezza, dove si fa chiarezza appunto, ma potrebbe anche essere il fatto che magari c'è proprio un qualcosa inerente alla casa. Vediamo un pochino, lo facciamo con il mazzo del Rackham Tarot, mazzo molto bello, molto suggestivo, per te che hai scelto la variante della gemma della pace. Qual è il messaggio dei tuoi antenati? L'imperatrice. Non è male, eh? Il fante di bastoni. Il sette di denari. Il due di denari. Il 5 di bastoni, l'8 di denari, il 9 di spade. Beh, è un messaggio molto interessante, perché qui abbiamo un fante di bastoni su un 5 di bastoni, c'è l'adrenalina a 1000 proprio. Il fante di bastoni è comunque la grande vitalità, il grande vigore, le notizie, tutto ciò che arriva come input di rinnovamento già presente in quest'imperatrice, che potrebbe rappresentare anche una figura femminile in particolare nella tua storia familiare che è vicina a te, che ti dà questo messaggio. Ma l'imperatrice è una carta anche di creatività e di genesi di un nuovo se stesso, sulla luce appunto di un entusiasmo che però va per tentativi. Potresti essere una di quelle persone che ha cambiato più volte lavoro, o che magari sta cercando casa e magari non riesce a trovarla, o che magari non riesce a costruire una relazione. Sembra quasi che questo tuo fuoco interiore non trovi sbocco. Il 5 di bastoni però è una carta molto bella per quanto riguarda poi il trovare sbocco alla lunga, e quindi magari potresti avere in questo momento la sensazione di vagare in quello che è un labirinto di possibilità sottolineate da un 7 di denari, che è carta di ampie possibilità e anche di pluralità di prospettive o di pluralità di ambizioni, che però mai si concretizzano, andando poi con questo 8 di denari a riportarti sempre al punto di arrivo. Un po' come quelle persone che hanno comunque la percezione che si stia avvicinando il momento del cambiamento e quando ci sono devono tornare indietro. Ho messo da parte i tot soldi per fare questo lavoro, cazzo, devo spenderli.
ho fatto domanda, qui si è preparato tutto, mi assumono, eccetera. Cazzo, rimandano. E via dicendo. È come se tu girassi in cerchio, è come se tu non riuscissi ad uscire da una sorta di loop che, se ti riconosci nella variante, ovviamente, se no prova a cambiare, che fondamentalmente con questo 2 di denari in fondo ti dice: no, non è il momento. Il 9 di spade è una carta di accumulo di stress, ma è anche la carta del sogno, la carta delle comunicazioni che ci arrivano in sogno. Ascolta i tuoi sogni, ci dicono queste carte, e questa è la prima delle cose che ti stanno dicendo i tuoi antenati. Ma è molto interessante che qui questa carta appaia dissonante. Il gioco. Il gioco è un atto sacro, fondamentalmente. E tu hai un fante di bastoni come carta che avvia la tua lettura, ma anche un'imperatrice come carta che parla di quelle che sono le energie generali o l'energia che ti sta mandando un messaggio. Forse non riesci a completare questo ciclo, non riesci a sdoganarti da una situazione che ciclicamente ti si ripresenta perché non hai imparato il valore del gioco. Ma qual è il valore del gioco? Perché devi imparare il valore del gioco? Perché il valore del gioco è quello che ti porta a ridere di tutto, a giocare con tutto. Si dice spesso, c'è un po', o almeno c'era prima, quest'idea dell'eroe che era quello che non aveva paura nemmeno di affrontare la morte. No, col cazzo, l'eroe è quello che ride in faccia alla morte. È quello che sa che comunque tutto è transitorio e non gliene frega niente, ci gli ride in faccia. I più grandi comici sono state persone che avevano un grande gusto del macabro e avevano anche un grande, come si chiama, black humor in molti casi, anche se magari non lo esprimevano. Ecco, qui ti viene chiesto di giocare, ti viene chiesto di essere autoironico o autoironica, ti viene chiesto di portare leggerezza nella tua vita e di non percorrere questo labirinto di sensazioni e di possibilità con l'irruenza di un treno che vuole spaccare tutto e buttarci tutto. La lezione che devi imparare è quella di armonizzarti con la tua quotidianità, nel bene come nel male. Il 2 di denari è la carta di chi riesce a guardare tutti e due i lati della medaglia e riesce a scoprire in questo 9 di spade una vocazione alla resistenza che diventa anche resilienza. Oggi va molto di moda la parola resilienza. La parola resilienza è la capacità dei materiali di riacquistare la loro forma una volta che sono stati piegati. Per esempio, la carta, vedi, quando lascio torna. Ed è quindi fondamentalmente un messaggio quello che ti stanno dicendo i tuoi antenati, di guardare alla tua profondità e di considerare il mondo che ti sta girando attorno per quello che è. C'è una grande illusione che ti crea un labirinto, ma che ti impedisce di trovare l'uscita proprio perché tu ti fissi non tanto sul cercare l'uscita, ma sul labirinto in sé, come se tu guardassi la conseguenza di una situazione, ma non vedessi la radice di un problema. Per questo qui ti dice: guarda, arriverà il tempo delle scelte e forse addirittura sceglierai di non scegliere, ovvero, per dire, magari, come ti ho detto prima, vuoi cambiare lavoro e arriverà il momento, ma forse tu sceglierai di non farlo, perché capirai che il tuo valore non è dato tanto da ciò che ti gira intorno, ma è dato da te. E per far questo devi avere anche tu la sfrontatezza di ridere in faccia alla morte. I tuoi antenati sono qui per dirti: hai bisogno di leggerezza, hai bisogno di
prenderti meno sul serio, hai bisogno di ritrovare la giocosità della vita. È un messaggio importante, ricordati che molti culti dell'antichità sono giocosi, sono bacchici, sono dionisiaci. Hai bisogno di ritrovare questo lato, ma non devi razionalizzarlo, perché tu qui con un 8 di denari, su un 7 di denari, il rischio è che vai a razionalizzarlo. Devi viverlo nel profondo, devi sentirlo come fuoco. Altrimenti non sarai capace di scegliere. I tuoi antenati ti stanno dicendo: dentro te stesso, dentro te stessa c'è un bambino, una bambina che devi ancora generare, qualunque sia la tua età. Noi siamo qui a dirti di gestire il travaglio con leggerezza, perché più tu la prendi di punta, più il travaglio sarà doloroso. È come se ti dicessero: bambino, bambina, ti ho visto. Bambino, bambina, voglio ritrovarti. La capacità di stupirti di fronte a quello che è il mondo, di stupirti di fronte anche a quelle che sono le tue grandi possibilità, ma che ora tu non vedi perché sei nell'occhio del ciclone. Emotivamente, lavorativamente. È probabile che qui il significato della casa dato inizialmente sia perché qui c'è qualcuno che in casa tua c'è stato, c'è stata, magari avete vissuto insieme, una nonna, una madre, una bisnonna anche, talvolta qualcuno è successo. Ed è come se ti dicesse: ritrova quell'armonia che era della casa, quel senso di casa, dove ti senti a casa? Non certo nel labirinto. Il senso di questa lettura, secondo me, è questo. Anche se hai un 9 di spade in chiusura, che è una carta comunque conflittuale, e potresti magari dover affrontare di nuovo una situazione di stress, di stanchezza o di frustrazione con il riso, con la risata, con l'ironia e soprattutto con l'autoironia, perché questa magari ti porti ad avere di nuovo familiarità col tuo ambiente, con la tua storia, con la tua casa, o se stai cercando casa ti porti a trovare una nuova dimensione per te. Ma non sono sicuro che tu sceglierai qua. È probabile che quando ritroverai te stesso, te stessa, dirai: beh, alla fine sto bene dove sono. Questo se stai cercando casa. Il cavallo di denari. Beh, è lo star bene con se stessi, anche fisicamente, in una situazione nella quale comunque siamo capaci di proiettarci in quello che è il divenire con strategie vincenti, ma di nuovo torna l'idea della persona cinica e sfrontata che è capace di ridere anche in faccia alla morte. Dai meno peso alle parole che ti vengono dette intorno, a quelle che sono le sentenze altrui, il puntare il dito. Sì, una bella risata bandisce qualsiasi energia negativa. E anche se fosse un problema di convivenza all'interno di una casa, dai meno peso. Qui ti sta dicendo: il tuo reale problema, quello che devi sorpassare, è il loop mentale che ti porta a ripetere le dinamiche. Ma questo perché? Perché metti troppa irruenza in quelli che sono tentativi, e che anche tu sai benissimo essere tentativi. Queste carte mi hanno detto tutto. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della gemma della pace, cosa vogliono consigliarti le rune della strega. Protezione anche per te, il pentacolo.
Quindi anche tu sei protetto, sei protetta da questa figura femminile che ti dice: però voglio vedere sul tuo volto di nuovo il sorriso di un bambino. Bella variante, questa seconda, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante della pietra sangue di drago, andiamo a vedere anche per te qual è il messaggio dei tuoi antenati. La morte, la lavanda, la betulla, accipicchia, particolare qua, il mantello. Allora, qua è molto importante per l'associazione di una carta come la betulla con quella della lavanda, sostanzialmente dicono la stessa cosa. Vinci i tuoi demoni, vinci le tue paure, vinci le tue insicurezze. È una carta, anzi sono due carte che parlano della protezione contro la negatività o contro quelle che sono le sensazioni e le energie negative che inevitabilmente ognuno si porta addosso. In particolare la carta della lavanda ci parla del fatto che la lavanda veniva messa alle culle dei nascituri per proteggerli dall'influenza delle negatività, dei fantasmi, delle streghe, eccetera, eccetera. Ora, è interessante perché la carta del mantello ci dice: guarda, qualsiasi sia il tuo progetto, la tua ambizione, il tuo sogno, ci sono ancora diramazioni delle quali non sai niente, che non puoi prevedere. Qualsiasi sia il tuo domani, il tuo cammino, queste diramazioni probabilmente devi non solo attenderle, ma devi anche non teorizzarle e soprattutto non divulgarle. Il mantello ti dice questo. Perché? Perché potresti prendere un percorso molto più produttivo di vita, ma che al momento è completamente in embrione fondamentalmente, e che richiede la massima segretezza, la massima attenzione e soprattutto richiede di non essere influenzato da nessuno di esterno. Quindi qui sembra che ci sia un grande cambiamento per te, come già la carta della morte ti dice, una carta di trasformazione, di cambiamento, di rinascita anche se vogliamo, ma stai zitto, stai zitta. Non dirlo a nessuno, non permettere a nessuno di sciupare il terreno che tu hai preparato per la coltura. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della pietra sangue di drago. Mi viene anche da pensare un'altra cosa. I tuoi antenati potrebbero anche dirti: guarda, siamo in silenzio, anche se a te sembra, e quindi non ti parliamo attraverso i sogni, le casualità, le suggestioni, eccetera, eccetera, perché tu stai per affrontare una grande trasformazione che comunque devi vivere da solo, da sola, senza influenze esterne, nemmeno le nostre. Come se fosse una prova per te, ecco. Per te che hai scelto la variante della pietra sangue di drago. Il 5 di denari? No, in realtà sembra che un po' di aiuto ci sia. Il 5 di coppe. Il 6 di spade, il carro, il re di denari. Il re di spade, la regina di denari.
Stai per affrontare una grande trasformazione, un grande viaggio. Il 5 di coppe è un rinnovamento su tutti i fronti, affettivo, lavorativo, di mente, di energie, un qualcosa che ti trasforma nel profondo e si basa su quelle che sono le tue istanze più radicate. È la carta dell'amor proprio, è la carta di chi si dà possibilità dell'amor di sé, con un re di denari, un apportatore di abbondanza che viene a sopperire a questo 5 di denari, che di abbondanza non solo non ne porta punta, ma ti dice anche, nonostante il momento che ti appare o critico o lievemente critico, comunque il poco che possiamo lo facciamo. Sembra che i tuoi antenati in questo momento mantengano una distaccata presa, fondamentalmente, come se, anzi, di presa forse non ce n'è proprio punta qua, nessuna, è come se si tenessero a distanza ad osservare quelle che sono prospettive nuove che con un 6 di spade ti portano ad essere un re di spade, la giusta scoperta di un qualcosa di importante che nella tua vita diventa risolutivo o per l'amore o per il lavoro o ma soprattutto per la vita in generale, un qualcosa che ti cambia la vita e ti porta ai livelli di un carro e di una regina di denari. Il carro è l'evoluzione caratteriale, è il carattere che si forma completamente a qualsiasi età ed è anche la riuscita a trovare la propria collocazione nell'universo attraverso uno spostamento, un viaggio fisico o mentale che sia, sotto l'egida di un re di spade e di una regina di denari, un trionfatore di giustizia, una portatrice di abbondanza. La regina di denari forse si sofferma a guardare più il lato in perdita, il rischio che vada su questo 5 di denari. Potresti essere una persona che chiede spesso ai suoi antenati o alla storia familiare ma perché è dovuta andare così, ma perché ho dovuto affrontare questa sfida, perché ho dovuto vivere questo momento. Non piangerti addosso, ti dicono. È comunque un qualcosa che ti sta traghettando a quello che è un futuro migliore. Ma noi non possiamo fare niente. Devi farlo tu, hai tutti gli strumenti necessari. Io voglio vedere dove ti porta questa regina di denari. Il Papa. Sei una persona giusta, sei nel giusto, sei un re di spade che diventerà papa per intercessione di una regina di denari. Sei un qualcuno che riuscirà a mettere a frutto il suo sapere, il suo talento, la propria storia, la propria preparazione, le proprie idee, ma agisci e agirai in solitudine. I tuoi antenati sono qui a dirti: ci siamo. Quando e come ci è concesso, ti tendiamo una mano. Ma il grosso del lavoro è tuo, perché sarà tua la soddisfazione di aver portato a termine un percorso. Con questo 6 di spade è come se tu avessi scelto di darti nuovi punti di vista, forse anche di, ora la sparo grossa, rivendicare una nuova cittadinanza lontana da quelle che sono le tue radici familiari, culturali, formative, quelle che ti hanno formato nei valori. È come se tu avessi fatto tabula rasa di tutto per ricostruire un mondo a tua dimensione. Ebbene, sei vicinissimo o vicinissima affinché questo mondo diventi realtà, affinché tu diventi il pontefice, il costruttore di ponti, colui che è in grado di riconnettersi alla sua vera interiorità, ma anche riconnettersi all'universo, agli dèi e appunto anche alle energie degli antenati. Ci ritroveremo, ci rivedremo, ma per ora devi fare da solo, devi fare da sola. Perché è un gradino di maturità che per te sarà risolutivo, in positivo ovviamente.
E quindi, per quanto quello che è il comportamento dei tuoi antenati ora sembri un qualcosa di apparentemente distaccato e lontano, in realtà sono lì a darti l'aiuto quando serve, ma minimo, ma non per cattiveria o non per avarizia, perché è una sfida che loro non possono combattere per te. Queste carte mi hanno detto tutto, andiamo a vedere anche per te che hai scelto la variante della pietra sangue di drago, cosa vogliono dirti le rune delle streghe. Abbiamo la carta del Dio Cornuto. Il Dio Cornuto è il simbolo della vegetazione, è il simbolo della forza, è il simbolo del vigore, della rinascita e soprattutto anche il simbolo della crescita e di ciò che è comunque il diventare imperatore della propria quotidianità, del proprio regno e quindi il radicarsi. È una carta di forza, è come se ti dicessero: guarda, nei momenti in cui veramente ti serve quel briciolino di forza in più, noi ci siamo, ma tu sei già un qualcuno che può provvedere a quello che è il proprio domani, un domani che comunque si preannuncia bello e comunque anche positivo per quanto riguarda la vita nella materia. Non potevamo concludere con un messaggio migliore, direi, anche se è un po' un qualcosa che può aver deluso qualcuno, però in realtà è un messaggio molto bello perché ti dice: sei già su un piano di percezione della realtà differente, quindi noi ti aiutiamo quando serve, facciamo il minimo sindacale fondamentalmente, però comunque tu puoi ambire a fare moltissimo nella tua vita. Ti ringrazio per aver visto questa terza variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!